Ultimamente si è creato un po' di confusione. Il tutto è scaturito da una vacanza dove quel pechegno, in una serie di stories, ha inquadrato Diletta Leotta. E anche lei, appunto, ha fatto la stessa identica cosa, senza però che i due specificassero, appunto, il perché sono insieme, visto che non sono mai visti insieme prima. E subito sono partite le speculazioni sul fatto che fossero fidanzati o che si stessero frequentando. Ma la verità, infatti, è un'altra. Quel pechegno è in vacanza con Toretto, che è un noto pugile milanese, Diletta Leotta e sua moglie, moglie di Gue, ovviamente. Infatti, Diletta Leotta, dopo essersi lasciata col suo ex fidanzato, si è subito rimessa in gioco con Toretto. Quindi la showgirl adesso è praticamente fidanzata con il pugile e hanno fatto una vacanza a coppie a Ibiza, se non sbaglio, o Formentera, cos'era, non ricordo. In questa vacanza quel pechegno è accompagnato dalla bella Yusmeri, che non è altro che sua moglie. Infatti in un'intervista tempo fa Gue aveva detto che era sposato con una ragazza cubana, cui però non voleva dire il nome. Lei è comparsa in tantissime foto del suo profilo senza però il tag. Ed era ormai un po' di tempo che aveva avanti questa storia. Il tag ovviamente non l'ho messo per non farne parlare, magari, perché vuole mantenere l'anonimato. Quindi vabbè, non vi andrò a dire il suo profilo di Instagram, però ci vuole un attimo a capire dov'è. Vi lascio le stories della loro vacanza, fatemi sapere con un commento qui sotto al video cosa ne pensate di quello che è successo. Se ci siete rimasti male che effettivamente Gue non si sia fidanzato con la Leotta, noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Ci hai fatto la lavaggio del cervello, te lo stiamo facendo tutti uguale. Hai visto? Ti ho portato l'uovo di Pasqua? Insieme, cioè ci hai comandato proprio, ci hai fatto la lavaggio del cervello. Lo stiamo facendo tutti uguale. Bello! Questo è quello che... Wow! Hey! 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 Hey!